ormai è un po' passato. Voglio cambiare gioco. Mario, Chi è? sono Dio. Io? Sì, e sono qui per farti avere FIFA 18. E come devo fare? Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo video, sono Mr. Mario G. Siamo qui per provare FIFA 18, il nuovo gioco della EA Sports che mi è stato regalato da Dio. Ciao. E niente ragazzi, non vedo l'ora di provarlo, sto accendendo adesso l'Xbox e lo proveremo insieme. Niente ragazzi, se vedo la schermata molto rinnovata con un cosa, subito aggiornamento appena uscito, subito ma mi prendi in giro. Ok ragazzi, la schermata mi sembra rinnovata rispetto all'anno scorso, scusate quel taglio lì ma ho sbagliato a mettere la schermata, quindi non so come si cambia. Bene ragazzi, come prima cosa andiamo nell'Ultimate Team, da quel che ho capito ci hanno... Ok. Ma perché devo fare tutti gli aggiornamenti se il gioco è appena uscito? Che problemi avete? Perché non li avete aggiornati voi? Comunque ragazzi, andiamo a fare una partita. Voglio vedere come è messa la squadra, appunto per aggiornare anche il FIFA 17 in caso mi venga di giocarci, così ci giocherò molto. Cioè non ci giocherò molto ragazzi, perché devo continuare la carriera con la Juventus. Che ditemi nei commenti se la devo spostare su FIFA 18 o devo continuarla su FIFA 17, su FIFA 18 portare la carriera che vi avevo, muoviti, che vi avevo promesso con l'Atletico Madrid. Vediamo una Juventus. Maglie aggiornate, giustamente, perché se non le aggiornavano coppini a volontà. Ok, ancora quest'anno non ci sono i diritti sulla Serie A, la cosa non mi piace per niente. I numeri di maglia sono un po' un problema in questo FIFA, per la Juventus almeno, magari ci sarà anche per altre squadre, appunto perché non vedo... Ah, questo è Dybala con il numero 10, c'è Khedira, Higuain. Comunque non mi piace il fatto che non vedo i numeri di maglia, perché sono quasi illeggibili. Comunque io riesco a leggerli, anche se ho una vista da marmotta morta, però vabbè, che hanno sicuramente una vista migliore della... Oh mio Dio, della mia. E riesco a vederli di striscio, ragazzi. È veramente difficile. Vedo Bernardeschi, appunto, perché sono scemo e non ho guardato le squadre. Comunque, la squadra è così. Higuain 90 davanti di Dybala, cosa? È brutto questo, meno male che mi ha dato solo il vantaggio e non il cartellino rosso, perché questo... vabbè, mi sembra ovvio che gli dai il giallo, l'ho ucciso molto, però comunque raga, la difficoltà rispetto all'anno scorso è... No, Higuain, no, Higuain, non mi puoi fare questo, Higuain, non ci voglio credere. E finisce il primo tempo ragazzi, e finisce il primo tempo deludente questa partita, devo dire, con... anche se avevo Dybala overpower. Sto facendo veramente una brutta partita proprio io. Non sono abituato a questo FIFA. Stavo vedendo i giocatori fuori e metto... Esce Benatia, entra Barzagli. Poi direi di mettere... Al posto... Aspetto un attimo e poi metto al posto di Khedira Gianfranco, ovvio, Gianfranco. Ok ragazzi, ci siamo, Dybala che parte subito. Volevo provare il gol della prima azione, giusto per... Perché non l'ha passata? Che dire, ti devo cambiare perché fai schifo. Hanno detto pipita e... Ma tu Higuain mi stai facendo arrabbiare, ti spacco il controller in faccia. In FIFA 17 tiravo ed era gol. Qua si è mangiato due gol totalmente a caso. Hanno alzato... Higuain che dabba, mai visto, bro. Higuain! Che... No, Higuain, hai rotto questi sbagli! 1-2
guarda che fa gol. Oh mio Dio, meno male che l'ha lisciata. Raga, i passaggi sono un po' troppo forti in questo FIFA, devo dire, raga. Ho premuto per un millisecondo il tasto e me l'ha lanciata a centrocampo. Raga, la partita è finita, è stata veramente troppo combattuta. È stata veramente tanto, anche troppo, devo dire, combattuta. Strano, veramente strana una cosa del genere, per una modalità esperto, che di solito ci gioco benissimo in modalità esperto, sarò rangrizzito. Tra poco tempo partirà la carriera con l'Atletico Madrid, ragazzi, e ci sarà una sorpresa. Bene ragazzi, questo era il primissimo gameplay su FIFA 18. Presto arriverà, come ho detto prima, la carriera allenatore con l'Atletico Madrid, arriverà a breve. Quindi porterò tantissimi gameplay anche insieme ai miei amici. Quindi ragazzi, se vi è piaciuto lasciate un like qua sotto, commentate, iscrivetevi e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!